agitazione sulle tribune. Amélie Mauresmo al servizio. Guarda lì che rovescio. È 15-0. Sì, sì, giocava, sì. Questa tanto era la mamma di Martina. Giocava tutti e due i colpi a due mani. Era uno scricciolo e per questo ha fatto anche molto scalpore questo suo sviluppo fisico. 30-0. E gioco per Amélie. Troppo lente la Ingrid, sarebbe meglio mettere dentro la prima. Quindi palla break. Qui stack al rovescio e ne approfitta Martina. Per il match tra Ingis e Mauresmo. Vantaggio Martina. E ottiene il break, guardate Silvi, la fidanzata di... incontro al secondo turno, questo mi sembra giusto dirlo. Beh, insomma, oh. Rovescio fenomenale, rovescio niente da dire. Insomma, sembra per Sanguinetti il secondo, ripeto, 3 pari, 40 pari sul servizio Sanguinetti nel terzo set. Poi abbiamo 5 pari nel quarto set tra Ferreira e Sargsyan, Sargsyan conduce 2-7-1. Deve fare la babysitter. Certo, si fanno gara di corsa, sì, lei... No, nel senso che... Se... Però vedi, adesso le capita la palla... Certo, accelera, giustamente. Ha portato a casa un punto la Ingis, incredibile. Era già perduto 3 volte questo punto. 40-0. Sbaglia la risposta sulla quale ha tentato di cogliere direttamente il punto e se ne va dunque il primo set. 6-3. Ingis, no? Ad esempio, quello potrebbe essere uno dei momenti in cui potrebbe sfruttare meglio la potenza, però non l'ha fatto, ad esempio... In effetti è vero. Buona la volée di dritto, ha tenuto un po' alto. Eh beh, gli ha lasciato l'autostrada del sole qui, eh. Eh sì, infatti avanti con un po' di rotazione, col movimento ampio ogni tanto sì, sono intanto, soggetti è vero, è vero, è più stecche. Facile per loro, cioè. Di nuovo palla break, vantaggio Mauresmo, perché Martina Ingis ha infilato 6 giochi consecutivi. Riga. È più anziana di un anno e qualche mese rispetto a Martina, ha molto meno tennis importante. Non c'è dubbio. Quindi la veterana è la Ingis. Veterana naturalmente. Per modo di dire. Accorcia un po' Martina, chiude. Che brava. Impressionante. Che brava. Impressionante. Martina. Posizione di quel... Beh, risposta straordinaria. E...
Adesso ho messo la prima finalmente. Eh beh, 0-40, 3 palle break, vediamo se questa volta 3-1 il punteggio. Chiude con il dritto la Moresmo. Sì, gran colpo, sì, gran colpo però anche troppo, insomma, voglio dire. Altro gran, non tanto quest'ultimo, no, ma il colpo di preparazione. Ben preparato, 2-7-1 per lui. Sembra che brava la Hingis da quella posizione, ha visto che perdeva il campo, ha giocato un lob, una moon ball si chiama in gergo tecnico, palla luna, brava. Giocata bene la volée della Moresmo. Giocano bene adesso giocano gran molto gioco, bene. Gran tempo. Solo per lei. Loro sono organizzati. Zero qui. Gran punto. Ancora con il dritto a segno la Moresmo. Quel coup. Oula, là aussi. Rage. Tout peut se passer. C'est tout l'un ou tout l'autre. Quel angle. Ah, bravo. On court 3. Oui. Ah oui, elle a pris le temps de l'ajuster ce coup droit. Allez Amélie jusqu'au bout, faut gagner le jeu. Se redonner une chance. Ça va être difficile. Trois balles de match. Mais c'est pourtant la réalité. Amélie est tout près d'être éliminée. Ah.
Ça sort et c'est fini. Et l'extrême soulagement de Martina Hingis qui a su admirablement profiter d'un énorme passage à vide d'Amélie Mauresmo qui menait 3-2, qui avait le premier set en main et qui d'un seul coup a perdu le fil conducteur de son jeu. Elle a pris 7 jeux d'affilée avant de pouvoir de nouveau marquer un jeu dans ce match. Et finalement, on peut se demander si ce n'est pas Martina qui a mieux supporté la pression qui entourait cette rencontre.